Senti, se va bene al giorno quanto riesci vendendo, no? Vendendo scarpe, vendendo occhiali, quanto riesci a guadagnare? Una trentina di euro. Se va bene. Se va bene. Una trentina di euro se va bene. 30 euro al giorno. Se va male, niente. Quindi se... Tu riesci a mandare qualche soldo giù in Senegal? Ma come fa per riuscire a mandare? Non ce l'ho fatto. No, perché tutte le volte quando io vado a comprare dei cinesi la roba per andare a vendere qualcosa da guadagnare, magari la roba costa, no? E lì escono i cinesi, i guardie finanziari arrivano, prendono tutta la mia roba. No, io no, loro no. Ad esempio, io una volta sono andato a Pisa, ho comprato una centina di euro le borse, no? E quando sono arrivato nella stazione c'erano i guardie di finanza. L'hanno sequestrato tutto. Quindi hai speso 100 euro? Poi loro l'hanno preso. Ma i cinesi sanno benissimo dove sono. Ma non vanno a sequestrare loro. Vanno da te. E vengono da me. E lo sanno dove sono. Sanno benissimo dove sono. Ma non ci vanno. Quanto spendi te al mese di acquisti di vestiti? Cioè per vendere, no? Mm-hmm. Tu vai da cinesi, compri. Mm-hmm. Quanto spendi al mese per comprare roba? Spendo una circa 200 euro. 200 euro al mese. Se non si accostano la roba. Però bravo. A volte vado a comprare un 200, quando esco fuori loro sequestrano tutto. Senti, un lavoro fisso hai provato a cercarlo? Come... Sempre. E sto cercando ancora un lavoro fisso. Sei iscritto alle liste di collocamento? Come fai a cercare lavoro fisso? Sì, sono andato anche lì nel collocamento a fare una domanda, però allora hanno fatto la fotocopia, che è strano, è bene quando c'è appena qualcosa ti chiamiamo, ma già circa 4 mesi che ho fatto la domanda, loro non mi hanno ancora chiamato. Senti, perché sei venuto in Italia? Sono venuto qua per lavorare. Giù lavoravi, no? Giù e studiavo. Studiavi? Sì. Perché? Ma perché proprio in Italia? Pensavi fosse più... No, sì, perché pensavo. Veramente, prima pensavo che l'Italia, quando arrivai qua, sto bene, magari... Tuo padre te lo diceva, quasi... Sì, migliorando. Ma mio papà mi ha fatto venire qua per le studia, per continuare il mio studio. Però sono i ragazzi che vengono qua a lavorare. Senti, la sera, ad esempio, uscite mai la sera in un pub? No, non usciamo. State in casa? Perché pensiamo sempre, ma domani dove devo andare per guadagnare un decina di euro? Questa cosa è come fa per vivere con lui. Tutti i ragazzi sono come me, vanno a lavorare e tornano a casa perché non vogliono rompere nessuna palla. Hai mai pensato di tornare in Senegal? Sempre penso di tornare. Mai tornato per ora, da 3 anni e mezzo non sei mai tornato? No. Però magari un giorno vorresti tornare. Un giorno vorrei tornare. Cioè la tua famiglia la vorresti farla giù? Sì. Normale. E come no, perché siamo venuti qua per migliorare la nostra vita. E quindi non è che siamo venuti qua per voler abitare qui per sempre. Per sempre. Come voi italiani, negli anni siete andati fuori voi tutti all'estero, a lavorare in America, ma quando avete qualcosa da tornare in vostri paesi, avete tornato voi tutti. Certo. E quindi anche noi pensiamo a un giorno magari torniamo anche a realizzare qualcosa nel nostro paese.